Le notizie di oggi, venerdì 2 di dicembre. Dopo il colpo a Montemarciano, i carabinieri di Senigallia stanno analizzando le telecamere e proseguono le indagini in seguito al furto in un'azienda nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre. Tensioni dopo la partita Vigo-Senigallia-Tolentino, 6 tifosi ora rischiano il DASPO. Le indagini di polizia, seguite dagli accenni di scontri poi scongiurati, hanno già portato ad altrettante denunce. Paratoie su Ponte Garibaldi non servirebbero in caso di alluvione, così dicono. Dopo 45 giorni sono arrivate dal sindaco le risposte a 7 domande di Amo Senigallia, alcune assolutamente insufficienti. Giornata diritti persone disabili, bello, Senigallia aderisce convintamente. Città sensibile alle politiche sociali da sempre, oggi con bandiera lilla, favorisce il turismo di chi ha disabilità. Concerto per la scuola di pianello di Ostra, organizzato dal Rotary Club di Senigallia all'Auditorium San Rocco, si esibirà il quintetto Opera. Lo sport, calcio Vigo-Senigallia, Vasto Girardi, big match al Bianchelli domenica 4 dicembre alle ore 15. Pallacanestro Senigallia in trasferta ad Ozzano, sabato 3 dicembre alle 20:30. Fine settimana di campionato per le squadre dell'US Pallavolo Senigallia, venerdì 2 per la prima divisione Security Tap in campo a Loreto, sabato 3 per la Serie C, Banco Marchigiano MIV gioca a Pesaro. Il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza e la Regione Marche siglano un protocollo quadro d'intesa per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari connessi alle misure di sostegno e di incentivo previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Cosa riguarda questo protocollo? Prevede uno scambio di informazioni, una collaborazione rispetto a una sfida importantissima che è quella del PNRR, che però deve avvenire cercando di centrare subito gli obiettivi fondamentali, che sono quelli del rilancio della nostra economia, del nostro paese, e non devono vedere chiaramente opportunità distolte da quelle che sono le finalità stabilite dalla legge. La giornata di oggi va a siglare un protocollo che sostanzialmente dimostra intanto che le istituzioni sane collaborano apertamente in maniera efficace per individuare ogni soluzione atta a tutelare innanzitutto la spendita di questi copiosi finanziamenti che devono essere riversati su questo territorio. Questo è un argomento su cui non possiamo transigere, non possiamo perdere tempo, quindi i soldi andranno spesi, devono essere spesi, ma devono essere spesi bene. E quindi per fare questo, chiaramente mettere insieme funzioni, qualificazioni, peculiarità tra varie istituzioni è il cosiddetto lavoro di squadra che risulta essere sempre vincente. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. I nostri appuntamenti di fine TG, la foto del giorno, lo scatto di oggi è di Sabina Caldarella dal titolo La nebbia agli irticolli ostrensi. Le foto che avranno ottenuto più like riceveranno 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Il meteo di sabato 3 di dicembre sulle Marche.
Cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di 12 gradi, la minima di 8. I venti saranno deboli, il mare poco mosso. Vi ricordo anche la farmacia di turno nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 di dicembre e la Comunale 2 in via Raffaello Sanzio a Cesenella di Senigallia. Grazie per averci seguito, buon fine settimana, a lunedì prossimo. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.